Bentrovati ad una nuova puntata di Insieme Oltre il 2000. Quest'oggi parliamo degli studenti, parliamo dei giovani bellunesi e in particolar modo ci riferiamo al questionario, all'indagine che è stata realizzata dalla consulta provinciale degli studenti intitolata proprio Benessere degli studenti ieri, oggi e domani. E ne parliamo in compagnia di due ospiti che sono venuti a trovarci. Abbiamo Franco Chemello, docente referente per la consulta provinciale degli studenti, ben trovato professor Chemello, Salve. accompagnato da Giana Drau, che è la vicepresidente della consulta provinciale degli studenti. Ciao Giana, Buongiorno. ben trovata anche a te di nuovo qui negli studi di Telebelluno per raccontare le tante attività, vero, che vengono portate avanti dal vostro gruppo, dai giovani della consulta. Quanti siete innanzitutto che fate parte della consulta? Una ventina. Una ventina di Sì. giovani, perfetto, benissimo. Allora, partiamo innanzitutto col raccontare, col spiegare, e qui mi rivolgo direttamente al professor Chemello per raccontare appunto l'entità di questo questionario, di questa indagine, che cos'è, quali erano gli obiettivi, quanti sono stati gli studenti che vi hanno partecipato. Insomma, facciamo, professor Chemello, una panoramica su questa attività. Ecco, abbiamo i risultati di questa indagine che è stata ideata e elaborata dagli studenti e proposta dagli stessi studenti a tutti i ragazzi delle superiori. Hanno risposto quasi 2.000 studenti e quindi insomma è un numero molto significativo, statisticamente molto importante. È una indagine che conteneva all'interno anche alcune domande che sono state coordinate assieme alle altre consulte del Veneto. Alcune di quelle che riguardavano proprio la didattica a distanza, per avere anche dei dati confrontabili con il resto del Veneto. E poi questa indagine, di cui abbiamo questi risultati già molto, molto significativi, molto interessanti, è anche in collegamento con un'altra indagine, di cui ancora non abbiamo i risultati, che i ragazzi della consulta hanno voluto appoggiare perché era un po' nella finalità anche nostra. È un'altra indagine parallela, sempre su come i ragazzi hanno vissuto questo periodo di lockdown, che è stata ideata dall'associazione Attendiamoci di Reggio Calabria in collaborazione con l'Università Mediterranea e che coinvolge quindi Reggio Calabria, il Veneto e anche i nostri ragazzi bellunesi. Siamo in attesa di quei risultati per confrontarli invece con il questionario già molto interessante nostro, che è frutto proprio dei nostri ragazzi e che vale la pena di andare poi ad approfondire sul sito studentibelluno.it, dove abbiamo pubblicato tutti questi risultati. Ecco, allora specifichiamo appunto anche a beneficio dei nostri telespettatori che ci stanno ascoltando, che ci stanno seguendo, appunto un'indagine, un questionario per far riflettere comunque i giovani, i ragazzi bellunesi su quella che è stata l'esperienza della pandemia in sé e soprattutto sui risvolti dedicati al fronte scolastico, quindi il mondo della scuola che appartiene proprio ai giovani, di come questa pandemia ha in qualche modo intaccato, no? La loro realtà, la loro quotidianità. Ecco perché appunto Benessere degli studenti ieri, oggi e domani. Diciamo, professor Sì. Chemello, anche quali sono state comunque alcuni, no? Dei topic, degli argomenti che sono stati approfonditi. L'originalità di questa indagine voluta dagli studenti è non soltanto l'analisi sul periodo del lockdown, quindi sulla didattica a distanza, su come l'hanno vissuta stando a casa e con il collegamento con la didattica a scuola. Ma direi soprattutto il confronto tra il prima, il durante e poi anche una progettualità, un'idea del dopo. Direi che è proprio interessante la descrizione che hanno fatto di come si stava prima, di quali erano le opportunità che avevano prima, che poi non hanno più avuto, ma anche quello che non funzionava prima. E poi quello che hanno anche riscoperto durante invece il lockdown, ovviamente tutte le difficoltà che hanno sottolineato, perché sono proprio sfogati su quello che non funzionava, sulle differenze, insomma, no? Sull'opportunità. Sostanzialmente preferiscono tornare a scuola, questo è un dato sicuro. E poi hanno anche voluto dire facciamo tesoro di quello che era prima.
di quello che comunque abbiamo riscoperto nel durante per progettare qualcosa di nuovo, di diverso e di migliore poi quando si ritornerà a scuola. Per quanto riguarda il pregresso, abbiamo fatto anche delle domande su bullismo, cyberbullismo, no? Su questa difficoltà. Allora, quali erano le difficoltà nello stare in classe prima? Beh, molte difficoltà erano proprio relazionali, le classi divise in gruppetti, la conflittualità, anche una certa competitività non insana, no? All'interno delle classi. Episodi anche di cyberbullismo, un 7,3% degli studenti segnala che hanno vissuto questi episodi e che per il 30% invece l'hanno conosciuto anche insomma, nell'ambito dei conoscenti, hanno avuto queste notizie di questi episodi. E se noi lo confrontiamo con indagini anche del 2015-2016 che abbiamo fatto, sempre con gli studenti della consulta, vediamo che è un qualcosa che purtroppo si fa fatica a sradicare. Sia il bullismo che il cyberbullismo, perché allora si parlava di un 12% di cyberbullismo o comunque di non però nella classe, invece questo era riferito proprio alla classe, il 7% di oggi, e quindi dove migliorare soprattutto sulla relazione tra di loro, poi anche sul peso magari talvolta sicuramente anche sul peso così, dei compiti e anche incomprensione talvolta da parte degli insegnanti, ma direi che soprattutto loro puntano le problematiche sulla relazione tra di loro. E poi però si sentivano più valorizzati in presenza, c'era una relazione anche sostanzialmente buona anche con gli insegnanti, nonostante alcune criticità che vanno appunto approfondite. Poi per quanto riguarda la didattica invece a distanza, beh, lì i ragazzi segnalano che sono state le difficoltà iniziali, però sostanzialmente hanno anche promosso gli insegnanti. Se noi andiamo a vedere i dati, sostanzialmente la maggioranza riconosce questo sforzo. Non sono mancate comunque delle criticità perché c'è un 13% grosso modo che bo ha bocciato la scuola in questo sforzo. E non è la stessa cosa ovviamente, tanto è vero che per il 50% di loro questo periodo è stato un periodo buio, il carico di lavoro è aumentato per quanto riguarda la didattica. Hanno lamentato che le scuole utilizzavano troppi sistemi, troppe piattaforme e quindi facevano un pochino difficoltà. Hanno però anche, si sono anche sentiti più responsabilizzati in qualche modo perché devono essere un po' più autonomi e quindi hanno appreso anche delle competenze di organizzazione autonoma, non sempre guidata o teleguidata. Da parte, diciamo, del sistema, devono essere loro più protagonisti e quindi hanno riscoperto anche queste competenze. Ma si vede una Una sfaccettatura, sfaccettatura davvero molto certo. variegata. Sentiamo un attimo una proprio delle protagoniste, quindi Giana, no? Di giovani che si sono cimentati con questo questionario. Innanzitutto sono 2000, no? I ragazzi che hanno Sì. partecipato. Come avete fatto anche a coinvolgere così, come consulta così tanti ragazzi? Beh, Come funziona tra i sì, giovani? allora è stato un po' Raccontaci. difficile perché molti, vedendo la durata del questionario, che è di più o meno 25 minuti, si sono un po' scoraggiati, hanno detto anche no. Poi però abbiamo cercato di diffonderlo maggiormente attraverso i social network, ormai è il nostro mezzo più efficace. Abbiamo inoltrato il questionario in tutti i gruppi. Partendo da quelli di istituto, quindi con i rappresentanti di ogni classe, poi chiedendo a ogni rappresentante di mandare a sua volta il questionario nel gruppo della singola classe, e così siamo riusciti un po' a farlo girare il più possibile. Poi ovviamente abbiamo provveduto anche a pubblicizzarlo sulla pagina Instagram della consulta, quella ufficiale, che si trova digitando CPS Belluno.
Ovviamente anche magari non in via digitale, ma anche confrontandosi, dicendo ho fatto questo questionario, è interessante, potresti farlo anche tu. E in questo modo appunto siamo riusciti a ottenere 2000. Questo risultato e qual era proprio l'approccio dei ragazzi, le prime impressioni, no? Anche fra i tuoi compagni, per esempio, quando leggevano, quando vedevano questo questionario, erano interessati, curiosi oppure com'era l'atteggiamento anche dei Beh, giovani? l'atteggiamento di alcuni era piuttosto critico, nel senso che molte domande venivano proprio affrontate in maniera proprio cruda e sincera. Altri invece hanno saputo apprezzare l'originalità, soprattutto di alcune domande che non erano scontate, appunto perché abbiamo cercato di puntare molto sull'approccio del singolo alla didattica e alla situazione in generale, anche dal punto di vista psicologico, quindi la stanchezza che è derivata dalla didattica online, l'umore, lo stato d'animo, la collaborazione con gli altri, che in alcuni casi è aumentata, appunto perché la situazione ha influito sulla collaborazione, in altri casi è peggiorata perché l'isolamento ha contribuito a separare i compagni di una stessa classe e quindi diciamo che è stato molto apprezzato per appunto per la varietà di domande e per i temi specifici che sono stati affrontati. Personalmente, Giana, che cosa ti ha colpito di più dei risultati che sono emersi? Che cosa hai apprezzato che invece non ti aspettavi, magari? Beh, innanzitutto ho apprezzato il fatto che comunque la didattica online, per quanto ci si sia sforzati di farla funzionare, alla fine non ha convinto molto i ragazzi che comunque vorrebbero ritornare a scuola e questo per me è molto significativo perché molto spesso pensiamo che i ragazzi possano vivere anche con degli schermi, con la messaggistica, con i social network. In realtà abbiamo visto che il bisogno principale che è venuto fuori da questo questionario è il bisogno di avere un contatto umano, di vedersi e di affrontare tutto. La vita Esatto. quotidiana, no? Che il sistema scuola comunque può Nella normalità, portare e può esatto. garantire. Professor Chemello, ancora una domanda sul questionario per poi passare anche ad un altro tema che vede protagonista sempre la consulta provinciale degli studenti. Lei ci parlava appunto di questo questionario che permetterà di fare dei confronti anche con le realtà non solo venete, ma al di fuori. Sì. Aspettiamo però i risultati appunto che ci torneranno dall'Università La Mediterranea di Reggio Calabria per fare anche un po' un confronto con una situazione vissuta altrove e anche di elaborare poi ulteriormente questo in modo più fine, più raffinato il nostro questionario, di confrontarlo anche con il resto del Veneto. Ma sostanzialmente i dati sono abbastanza in linea da quello che abbiamo già visto. E Ecco. direi che comunque è interessante anche l'ultima parte, che è quella che riguarda la scuola che vorrei, e quindi mi permetto così di segnalare come i ragazzi abbiano risposto segnalando che vorrebbero implementare alcune discipline rispetto ad altre. In primis l'attualità, quindi loro vogliono proprio aprirsi al mondo. Poi vorrebbero più lingue, poi vorrebbero l'educazione civica e poi vorrebbero la geografia. Allora, che è già comunque secondo me contenuta anche nell'aspetto attualità, perché la geografia sostanzialmente parla dell'attualità, può essere geografia, può essere geopolitica, può essere geografia economica, eccetera, eccetera, proprio è l'attualità. Quindi voglio una scuola più aperta al mondo che gli permetta di essere più protagonisti e di comprendere meglio questo nostro mondo. E questa è una cosa. E dopo danno anche dei suggerimenti al ministro. Quindi Addirittura. dicono, loro sono anche disposti a fare sacrifici, così l'hanno segnalato, per la salute. E quindi vorrebbero tornare a scuola, vogliono la relazione, sono anche disposti a fare dei sacrifici per quanto riguarda l'aspetto della salute. Vogliono però anche essere responsabilizzati, questo in qualche modo chiedono. Poi danno anche delle indicazioni su che tipo di società vorrebbero più investimenti sulla sanità, sicuramente, questo è frutto del periodo ovviamente, ma anche sull'ambiente, vorrebbero più investimenti sulla scuola,
E poi vorrebbero anche meno burocrazia, vorrebbero una società un po' più dinamica, ecco, un po' più dinamica e più moderna. La nostra provincia puntano anche sui trasporti, sul turismo, oltre che sull'ambiente. E per quanto riguarda quello che manca loro, magari ne può parlare anche Giana, no? Di cosa manca, cosa sentono che manca nella nostra provincia. Sì, in particolare l'attenzione all'ambiente, che è un po' quella che è scaturita da tutte le manifestazioni che ci sono state in quest'ultimo anno, in questi ultimi 2 anni, e soprattutto appunto l'introduzione di nuove materie o comunque di un approccio un po' diverso alla didattica in generale, che viene molto spesso sezionata in materie e con lo scopo di portare a termine un programma, quando si potrebbe molto spesso fare un approfondimento, fare un collegamento di attualità, anche geopolitica in questo caso, che molto spesso non viene Avere fatto. una visione un po' più complessiva, ecco. Quindi vediamo Esatto. come i giovani bellunesi, insomma, sono protagonisti, sono consapevoli, ecco, della realtà che li circonda e vorrebbero migliorare ulteriormente dando suggerimenti e proposte. Davvero un lavoro interessante. Ribadiamo che i risultati di questo questionario, se c'è appunto qualcuno interessato a vedere magari qualche dettaglio, qualche risposta in particolare, lo si può trovare nel sito degli studenti, giusto? Belluno.it. Belluno.it. Ultimissima battuta, ultimissima domanda, professor Chemello, perché il nostro tempo ormai scorre. L'attività che sta portando avanti la consulta in questo momento è anche quella dedicata al volontariato informatico, che è partita proprio in questi giorni. Sì, le scuole in rete e la consulta, che comunque sono sempre in collaborazione e sono assieme anche sul sito, stanno portando avanti quattro attività. Una è il recupero dei computer per rifornire quelle famiglie o quelle associazioni che sono rimaste in qualche modo, che erano in difficoltà nel periodo del lockdown perché non avevano la strumentazione. E quindi chiediamo anche alle aziende se possono fornirci dei computer che noi riconvertiamo, che lo sistemiamo, aggiorniamo. E poi faremo anche delle lezioni online per i ragazzini delle medie o del biennio che sono rimasti in difficoltà, sì, che hanno avuto difficoltà e sono rimasti indietro durante la didattica a distanza per recuperare qualche competenza e anche competenze informatiche per poi poter magari se dovesse riprendere la didattica a distanza. E poi la stessa cosa faremo con gli anziani, purtroppo quest'anno non riusciamo a fare in presenza con gli anziani, cerchiamo di fare delle lezioni online, purtroppo c'è una barriera all'ingresso perché devono sapere almeno andare su internet, ma quest'anno riusciamo a fornire questo, non possiamo appunto incontrarli per motivi di distanziamento sociale. E poi l'ultima cosa, cercheremo di fare dei tutorial. Perché sull'uso degli smartphone, perché chi non sa andare su internet, magari guardando la televisione, può aggiornarsi, conoscere di più. Ce l'hanno chiesto proprio gli anziani che si sentono ancora di più in questo periodo, tagliati fuori dal mondo perché questo lockdown proprio ha reso evidente come ormai le nuove tecnologie sono essenziali per essere collegati al Certo, un mondo. insegnamento appunto che tutti quanti dobbiamo apprendere, insomma, dobbiamo renderci conto della realtà. Il lavoro, insomma, non manca, le proposte non mancano, sarà un'estate davvero molto ricca per tutti i nostri giovani bellunesi. Io vi ringrazio per essere Ci si stati può qui con iscrivere noi. sempre sul sito studentibelluno.it. Ecco, quindi insomma le candidature sono ancora aperte, insomma c'è posto e si può partecipare a questa proposta. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ci ritroveremo più avanti per parlare ancora delle vostre tante attività. Grazie. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.